R9 presenta R9 Con, rubrica di economia sociale, politica e sport, con interviste ai protagonisti dell'attualità di Marche ed Abruzzo. Conduce in studio Luigina Pezzoli. Ed eccoci ben ritrovati su Radio R9 con l'approfondimento di R9 Con anche per questo mercoledì 22 marzo. Sono le 10.48, questa mattina in mia compagnia ci sono Michael Rocchetti e Alessandro Scacchia. Innanzitutto buongiorno. Buongiorno. Perché parliamo di Saluti da Grotta a Mare, che è il titolo di un progetto avviato già nel 2016 con l'obiettivo di rinnovare in qualche modo, in maniera originale, la promozione dell'immagine turistica della città, che sarebbe un concorso rivolto dai bambini ai ragazzi. Allora Michael, l'idea è stata tua, come è nata e con quale obiettivo? Allora, è nata con dall'osservazione. Abbiamo scoperto che, abbiamo fatto il punto sulla situazione fumetto a Grotta a Mare, effettivamente c'è una situazione molto particolare da questo punto di vista, che sono residenti ben 4 fumettisti professionisti. Importanti, certo. Professionisti. Non tutti di Grotta a Mare, ma anche persone come Angelo Maria Ricci e Adriano De Vincentis, che uno rispettivamente di Teramo, un altro di Rieti, che però si sono trasferiti per amore, insomma, a Grotta a Mare. E quindi abbiamo, parlando con Lorenzo Rossi, che è l'assessore delle politiche giovani di Grotta a Mare, abbiamo immaginato di coinvolgerli in un progetto molto leggero, ma che avesse una grande espansione comunicativa, che è quello delle cartoline. È un mezzo un po' retro, che però di cui siamo sempre stati innamorati. L'idea è quella di realizzare ogni anno una cartolina ufficiale del Comune di Grotta a Mare, illustrata e non fotografica, dai 4 ai 4 residenti. Quello che ci siamo immaginati dopo è di creare un concorso che fosse rivolto dai sia ai bambini, ai ragazzi e anche ai maggiorenni, che va dai 4 in 3 fasce di categorie, va dai 4 agli 8 anni, dai 9 ai 17 e dai 18 ai 35, e da cui fossero prodotti, ci fossero, ne uscissero insomma 3 vincitori. Quest'anno ne saranno 4, perché abbiamo introdotto una menzione speciale, perché è molto difficile poi giudicare la migliore cartolina, certo. Ci riserviamo il jolly, e usciranno altre 3 cartoline o 4 quest'anno da questo concorso, quindi un totale di 7-8 cartoline. Cartoline che si potranno trovare dove poi? Cartoline sono gratuite e potranno essere fatte richiesta. Leggo, se non mi confondo, in generale proprio al Comune di Grotta a Mare, e sono messe a disposizione anche nella biblioteca e altri spazi comunali. Chi ne fa richiesta può anche distribuirle nei propri esercizi commerciali, insomma, non chiedendone milioni. Poi comunque, per gli interessati, so che avete una pagina Facebook, quindi sì, lì mettete tutte le informazioni. Conviene fare riferimento alla pagina ufficiale, si chiama Saluti da Grotta a Mare, dove c'è linkato anche il sito del Comune di Grotta a Mare, dove si può scaricare l'intero regolamento, la scheda di partecipazione. Il concorso è gratuito. Scadenza, la ricordiamo perché è importante. Se non ricordo, il 15 giugno 2017 c'è la premiazione. Ok. Quindi comunque poi andando le opere vanno consegnate entro il 28 aprile. Ok, quindi c'è ancora un mesetto comunque tutto, di tempo, sì. E comunque tutto il regolamento è sul sito del Comune di Grotta a Mare. Esattamente. Allora, tra gli illustratori, volevo aggiungere, prego, che a questo si aggiunge un artista famoso, diciamo un bonus, una guest star, che quest'anno sarà Giorgio Cavazzano. Cerchiamo di coinvolgere artisti e altri fumettisti che magari non sono residenti, ma storici o storicizzati, che però siano legati per affetto al Comune di Grotta a Mare, o che abbiano trovato piacevole il Comune di Grotta a Mare. Cavazzano in particolare, abbiamo scoperto che è venuto spesso in vacanza, anche ospite tramite Michele Rossi, che certo, organizzava. Certo, ricordiamo anche Michele. Cavazzano, tra l'altro, è illustratore per la Disney. Sì, è una matita storica del nuovo stile Disney, nasce proprio da Cavazzano. Allora, noi ci fermiamo per una breve pausa musicale e poi ritorniamo qui per parlare con Alessandro Scacchia, che è tra i 3 illustratori residenti a Grotta a Mare. Restate con noi, a tra poco. Ed eccoci ben ritrovati, sempre in diretta su Radio R9 con l'approfondimento del mercoledì di R9 Con. Insieme a me, Luigina Pezzoli, questa mattina abbiamo Michael Rocchetti e Alessandro Scacchia, perché stiamo parlando del progetto di promozione turistica, il concorso per giovani illustratori Saluti da Grotta a Mare. Volevo ricordare che l'iniziativa
iniziativa è promossa dall'assessorato alle politiche giovanili, che ha lanciato proprio un bando di concorso finalizzato alla ricerca di nuovi talenti tra la popolazione giovanile, suddivisa in tre fasce di età, come ci ha prima illustrato Michael, in collaborazione proprio con l'ufficio stampa del comune di Grottammare. Allora Alessandro, tu sei tra i tre illustratori residenti a Grottammare, ovvero sì, insieme ad Angelo Maria Ricci e Adriano De Vincentis. Quattro sono, il quarto, eh? Siamo io Michael, ovviamente. Angelo Maria Ricci e Adriano De Vincentis. Ok, e come insomma pensavi di contribuire a questo concorso? Innanzitutto è una cosa bellissima, perché cioè, io e Michael abbiamo iniziato da ragazzini a leggere i fumetti, da quando andavamo al liceo praticamente, quindi è proprio una cosa già a livello umano bellissima, perché ci coinvolge sia artisticamente che con il fatto che ci riuniamo, che ci ritroviamo, certo, lavorando anche su ambiti diversi del fumetto, su campi diversi. E poi abbiamo coinvolto anche Adriano e Angelo Maria Ricci, che Angelo Maria Ricci lavora su Diabolic, Adriano che io conosco anche da diversi anni, fa il fumetto umoristico, lavora per la Francia, insomma è bello perché siamo vicini in una città che è bella sia turisticamente, ma è piena di stimoli anche dal punto di vista, per esempio quando abbiamo fatto l'anno scorso le cartoline, abbiamo dovuto scegliere dei posti caratteristici, e quindi è stata... Grottammare ne offre davvero tanti, no? Quindi, perché ricordiamo che le opere selezionate attraverso il concorso andranno a comporre il pacchetto di cartoline ufficiali della città Saluti da Grottammare, che si troveranno in vari punti di Grottammare, in comune, in biblioteca. Allora Michael, c'è altro che volete magari aggiungere per coloro che ci stanno ascoltando, magari per invogliarli a partecipare? Allora, il concorso è finalizzato alla creazione di cartoline, quindi l'unico diktat, accettiamo qualunque tipo di tecnica, qualunque tipo di soluzione grafica, l'unico diktat è che rappresenti o uno scorcio di Grottammare, quindi sia rappresentativo, ci sia inserito in qualunque tipo di tecnica, qualunque stile, oppure che insomma che rappresenti l'idea di città di Grottammare, quindi dei posti simbolici. Sembra l'anno scorso ha vinto una bambina che ha disegnato il mare. Ma poi anche l'esperienza di scegliere tra tutti i disegni dei bambini, che è stata anche una cosa difficile, sì, perché c'erano tantissime di... Infatti è stata una partecipazione abbastanza grande, e poi quest'anno immagino si espanda a macchia d'olio, e è stato difficile scegliere proprio soprattutto tra i bambini, perché certo, effettivamente ognuno rappresentava la città di Grottammare a modo suo, in maniera molto più diretta e molto più efficace dei grandi. Sì. Per quello abbiamo messo anche la menzione quest'anno speciale, proprio per poter, in caso di poter premiare qualcun premiare, altro, insomma. Sì, meglio. Allora, ecco, io volevo ricordare tra l'altro che la presentazione a Grottammare del tuo libro Michael e Mirko, il papà di Dio, la nuova pubblicazione sul fumetto Valentina di Crepax, che vede il contributo di altri due illustratori che collaborano al progetto Saluti a Grottammare. Io e Adriano. Esatto, questo sta all'interno proprio di questo bando, giusto? Sì, abbiamo cercato iniziative collaterali. Sì, abbiamo creato un marchio, si chiama Grottammare città anche dei fumetti, perché Grottammare ha più anime, e abbiamo creato un marchio sotto il quale nasce questo concorso, e cerchiamo di insomma allargarlo a tutta l'estate. E in questo quest'anno abbiamo inserito le presentazioni dei libri che gli autori coinvolti hanno portato in stampa quest'anno. Io presento Il Papà di Dio, che è il mio libro sotto il nome d'arte Michael e Mirko, che è uscito per la Bavo quest'anno, lo presenterò il 31 marzo al Teatro dell'Arancio. Poi presenteremo sempre aprile, sono andata ancora da definire, come si chiama il libro? Viva Valentina. Viva Valentina, che è un libro omaggio al personaggio di Crepax, dove sono inseriti i contributi di Adriano De Vincentis. I variatori, tra cui Adriano, io ho contribuito con una tavola, poi ho disegnato un'altra storia a parte uscita in una rivista che si chiama Lampoon. E sono state le prime storie di Valentina disegnate da autori diversi da Guido Crepax, quindi è stata una cosa molto particolare, coinvolgente. Sì. Allora, c'è altro che volete aggiungere? Comunque rimandiamo a tutti al sito del Comune, esatto, di Grottammare, la vostra pagina Facebook Saluti da Grottammare, per qualsiasi informazione. Esatto, lì si trovano tutte le info.
Ok, allora grazie per essere stato in nostra compagnia. Grazie a voi. Noi ritorniamo tra pochissimo con un altro argomento. Restate con noi.